Buongiorno, benvenuti stamattina al Neo Consiglio che si insedia oggi 22 giugno 2016. Voglio ringraziare tutti voi consiglieri presenti eletti del Consiglio Comunale e in particolar modo il gentil sesso che è in presenza numeroso nel Consiglio Comunale. Do il benvenuto a tutti voi per questo quinquennio di buon lavoro e di collaborazione al Consiglio Comunale. La campagna elettorale è finita, quindi siamo tutti qua a rappresentare i cittadini di Altavilla Silentina con saggezza, diligenza e responsabilità. Voglio passare la parola al segretario comunale per gli adempimenti di diritto, poi continuo il consiglio dopo. Grazie. Allora, contestualmente facciamo la lettura del verbale delle operazioni elettorali della giornata dei presidenti, dell'adunanza dei presidenti di sezione, laddove si era fermato il procedimento elettorale, e poi nel dare atto e dare lettura di quanto hanno stilato i presidenti in quell'occasione, subito dopo faremo la convalida degli eletti e contestualmente l'appello, perché allora do lettura di stralci del verbale, non lo leggo per intero. Allora, do lettura della proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco. L'adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione della carica di sindaco, verifica sulla base di atti e documenti di cui si è venuto comunque in possesso che nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non sia sopravvenuta o non sia stata accertata successivamente all'operazione relativa alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità di cui agli articoli, di cui ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Alla luce del suddetto accertamento, l'adunanza procede ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo numero 235 del 2012 alla dichiarazione per la proclamazione del candidato sindaco. Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'adunanza, tenuto presente e disposto nell'articolo 71,6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale proclamato eletto sindaco, il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato signor Antonio Magra ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè 2.157 voti validi. Quindi alle ore 13 del giorno 6 giugno 2016 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Altavilla Silentina il signor Antonio Magra. Quindi questo è lo stralcio per quanto riguarda la proclamazione del sindaco. Sempre dallo stesso verbale che qui è depositato in originale, do lettura della parte riguardante i consiglieri. Compiute le suddette operazioni in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'adunanza alle ore 14.25 del giorno 6 giugno 2016, tenendo presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, in base alla graduatoria dei candidati di ciascuna lista, proclama eletti consiglieri comunali del comune di Altavilla Silentina per la lista numero 4, aventi il contrassegno tutti per Altavilla, collegata al sindaco proclamato eletto, i signori Di Matteo Giovanna, Francesca Cembalo, Francesco Cembalo, Chiara Morrone, Enzo Marra, Davide Cembalo, Franca Savonara, Rizzo Carmine, Katia Taurone. Per la lista avente il contrassegno Altavilla nel cuore,
il signor Rosario Caldo, candidato alla carica di sindaco, e i signori Ivano Cembalo e Laura D'Angelo. Per la lista numero 3, avendo il contrassegno Altavilla aperta, il signor Michele Gallo, candidato alla carica di sindaco. Quindi questo è quanto riportato nel verbale proclamato pubblicamente in data 6 giugno. Quindi ora il Consiglio deve procedere all'adempimento preliminare, che è quello della convalida degli eletti. Contestualmente, prima di passare la parola al sindaco per porre in votazione eventuali la convalida degli eletti, quindi eventuali osservazioni se ve ne sono, procedo all'esame all'appello dei consiglieri di cui sopra ho dato lettura dell'atto della programmazione. Marco Antonio, Cembalo Davide, presente. Cembalo Francesco, presente. Di Matteo Giovanna, presente. Marra Enzo, presente. Morrone Chiara, presente. Rizzo Carmine, presente. Savonara Franca, presente. Taurone Katia, presente. Gallo Michele, presente. Gallo Rosario, presente. Cembalo Ivano, presente. D'Angelo Laura, presente. Quindi sono presenti tutti i consiglieri, si può procedere. Grazie.
quindi dichiaro presidente del neo consiglio comunale 2016-2021 Franca Savonara. Votiamo per la delibera immediatamente esecutivo, quindi la alzata di mano. 15 voti favorevoli. A questo punto do l'augurio di buon lavoro a Franca Savonara e assume la presidenza da questo momento. Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri eletti,
segnalo io la qualità delle quote rosa, sarà sicuramente un elemento importante, un elemento costruttivo. Per quanto riguarda il gruppo rappresentato da me, e quindi ci costituiamo nel gruppo Altavilla Terme. Dopodiché, segretario, poi quando arriveremo alla problematica della costituzione delle commissioni, vorrei fare delle osservazioni in ordine a quel problema che ci siamo in privato, abbiamo cominciato a discutere in privato, poi magari dopo lo discutiamo. Grazie. Grazie consigliere Gallo. Passo la parola alla consigliera Katia Taurone. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io sono stata scelta all'unanimità per il campo di maggioranza, sono felice di questo, spero di esercitare il mio ruolo al meglio. Abbiamo partecipato a tutto, quindi condivido ogni singola parola da voi fino adesso esposta. E credo che ciascuno di noi qui presente, nel rispetto dei cittadini che ci hanno sostenuto, dovrà svolgere il proprio lavoro al meglio per il benessere dell'intera comunità e in una collaborazione e cooperazione, che è una cosa direi che rende grande e comune. Grazie a tutti. Grazie consigliera Taurone. Passo la parola al consigliere Cembalo Davide. Grazie Presidente, buongiorno a tutti gli intervenuti e a tutto il Consiglio. Io voglio fare i migliori auguri al Sindaco e a tutto quanto il Consiglio Comunale, e con alcuni dei quali avevamo già condiviso, percorso una strada negli scorsi 5 anni. Mi auguro che questi 5 anni futuri saranno più proficui e mi auguro che tra maggioranza e opposizione ci sia ottima collaborazione, perché in questo maniera ne beneficiano praticamente tutti, il Consiglio e il Comune in treno. Quindi auguri di buon lavoro a tutti e grazie. Grazie consigliere Cembalo. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, giuramento del sindaco eletto nella consultazione elettorale del 5 giugno 2016. Dalla legge il sindaco prevede al giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Alla nomina dei componenti della giunta comunale. Do comunicazione della giunta comunale. Morrone Chiara, vice sindaco e assessore, affari legali, contenziosi, rapporti istituzionali, commercio e attività produttive. Cembalo Francesco, assessore, lavori pubblici, personale, polizia municipale e sanità. Cembalo Davide, assessore, politiche finanziarie, bilancio, patrimonio e agricoltura. Di Matteo Giovanna, assessore, politiche sociali, ambiente, viabilità e manutenzione e sport. Articolo 1 dell'ordine del giorno, nomina della commissione elettorale. Disposto dell'articolo 12, primo comma del testo unico del DPR 20 marzo 67, numero 223, si provvede alla nomina dei componenti della commissione elettorale, che è composta da 2 membri effettivi e 2 membri supplenti. Chiaramente questo vale per la maggioranza. E un membro per
quanto riguarda aspetta la minoranza. L'elezione dei componenti della commissione trova applicazione l'articolo 13 del testo unico 20 marzo 67 numero 223. Pizzo. Rizzo, 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 Cembalo Ivano, Cembalo Ivano, Marraezzo, 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 Michele Gallo, Cembalo Ivano, Rizzo, cinque voti per Rizzo, cinque voti Cembalo, tre voti Cembalo Ivano, chiedo scusa. Un voto Michele Gallo. Quattro voti Marraezzo. Sono proclamati eletti per la maggioranza Marraezzo e Rizzo Carmine. E per la minoranza Cembalo Ivano. Ora si passa alla votazione dei membri supplenti della commissione elettorale. Paolone, Gallo Michele, Saponara Franca, Gallo Michele, Paolone, Saponara Franca, Gallo Michele, Gallo Michele, Paolone Capia, Saponara Franca, Paolone, Saponara Franca, Paolone, cinque voti per Paolone. Quattro voti Saponara Franca. Quattro voti Gallo Michele. Proclamo eletti Paolone Capia, Saponara Franca, Gallo Michele. Allora, la commissione elettorale risulta così composta: componenti effettivi Vito Carmine, Marraezzo, Cembalo Ivano. Componenti supplenti Paolone Capia, Saponara Franca, Gallo Michele. Dichiaro il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 quarto comma del decreto legislativo 267 del 2000. Passiamo ora alla votazione. Per l'immediata eseguibilità. Chiaramente per l'immediata eseguibilità. Unanime. Ora passiamo alla elezione dei componenti della Commissione Affari Generali e Finanza. Passo ora la parola al consigliere Taurone. Dunque, noi proponiamo come consiglieri di maggioranza Taurone, Marra, Saponara, e lasciamo spazio agli altri consiglieri della minoranza di Passo la parola al sindaco. Scusatemi, ma giusto per la precisazione, la componente della commissione, sono due le commissioni, una tecnica e l'altra affari generali. La commissione è composta da cinque componenti, come l'altra volta, più il sindaco o suo delegato, assessore o consigliere delegato.
esprime Altavilla Aperta, perché la commissione serve a snellire i lavori in consiglio comunale di argomenti, per sviscerarli prima. Se nessuna componente fa parte della commissione elettorale, l'altro gruppo consigliare può venire in consiglio e poi fare interpellanze e discutere tutti gli argomenti. Quindi è bene che siano tutti e due i gruppi di minoranza rappresentati nelle commissioni, sia affari generale che tecnica. Quindi passiamo in modo verbale, se siete d'accordo. Noi abbiamo proposto i nostri nomi, voi proponete i vostri nomi. Naturalmente Michele Galli è unico consigliere, sarà lui in entrambe le commissioni consigliare. Se siete d'accordo, procediamo senza la votazione per iscritto alla nomina diretta per l'alzata di mano. Bene, grazie. Scusami Katia, è la prima volta che si entra in consiglio comunale, tutti noi abbiamo fatto un po' di strada, quindi se tu hai trovato qualche piccola difficoltà non è un problema, come tutti i neo entrati nel consiglio comunale, la prima volta c'è sempre qualche piccolo problema tecnico, però le capacità non mancano a nessuno, poi col tempo uno maturerà l'esperienza e le capacità non mancano. Quindi grazie che tu sei stata nominata capogruppo della maggioranza e sei stata nominata, quindi riteniamo tutti noi componenti della maggioranza che sei un componente valido e a rappresentarci al consiglio comunale. Grazie. Grazie a te Antonio, sicuramente nel corso del tempo acquisirò esperienza anche in questo settore, la voglio fare, cioè competenze spero anche, e quindi ti ringrazio ancora una volta. Diciamo che oggi è una prova generale, per le prossime volte faremo di meglio. Consigliere Gallo, prego. Una precisazione. Ringrazio il sindaco della precisazione, perché era proprio esattamente quello il problema che ponevo prima al segretario comunale, cioè quella della rappresentatività delle minoranze, perché la legge vuole che nelle commissioni consigliari siano rappresentate non la minoranza ma i gruppi, tutte le minoranze. Quindi c'è un obbligo di legge che è previsto dal testo unico degli enti locali, e magari a questo punto, visto che le mutano anche come dire, i componenti complessivi delle commissioni, probabilmente dovremmo adeguare anche il nostro regolamento, perché questa è la prima volta che si verifica, credo, una cosa di questo tipo, cioè che un gruppo è rappresentato da un solo consigliere. Quindi con l'attenzione del consiglio anche questa necessità di adeguare il regolamento. Grazie consigliere Gallo. Prego consigliere Cembalo. Grazie a voi comunque a tutti come in questo nuovo evento, in questa nuova amministrazione. Niente, per quanto riguarda la nomina da parte nostra è stata individuata nel nostro capogruppo Rosario Gallo, e condividiamo altrettanto quello che il consigliere Michele Gallo giusto un attimo fa, insomma sarebbe opportuno giusto qualche piccola modifica sullo statuto in modo che negli anni futuri insomma non si possono creare determinati disquisiti. Grazie. Nei giorni scorsi, in questo che è stato evidenziato dai consiglieri Gallo e Cembalo, con il segretario comunale già avevamo preso cognizione del fatto che nel regolamento ci sono alcune norme, alcuni articoli che sono in netto contrasto con lo statuto, per cui la modifica del regolamento sarà tra diciamo gli obiettivi prioritari a cui provvederemo al più presto. Ora passiamo alla nomina dei membri della Commissione Affari Generali e Finanza per alzata di mano, se siete d'accordo. Allora, per quanto riguarda i nomi della maggioranza proposti, sono Taurone Katia, Marra Enzo, Savonara Franca. Per quanto riguarda il gruppo di minoranza Altavilla nel cuore, il signor Rosario Gallo. Per quanto riguarda il gruppo Altavilla aperta, il signor Michele Gallo. Passiamo alla votazione. Quindi approvato all'unanimità. Me lo chiedeva pure il
consigliere Gallo. Poi stamattina l'altro consigliere Gallo ha fatto delle presentazioni, ecco, e di tempo, no? Allora, il Consiglio Comunale, a norma dello statuto e del regolamento, può al suo interno istituire delle commissioni permanenti che, come ha detto bene il sindaco prima, servono a snellire e approfondire al contempo i lavori del Consiglio stesso, cioè fa un lavoro preparatorio rispetto alle delibere che poi vengono poste all'esame e all'attenzione dell'organo consiliare. In alcuni casi, quando gli atti meritano approfondimento o una osservazione dialogante più lunga, più approfondita, perché sono atti di carattere generale come i regolamenti, come gli atti di programmazione, questo dato delle commissioni abbiamo verificato che è importante, perché già nella scorsa consigliatura, perché snellisce effettivamente il lavoro del Consiglio e dà la possibilità di alcuni approfondimenti che probabilmente durante la seduta, sia per la pubblicità della stessa, sia per le dovute approfondimenti anche normativi, non sono possibili. Quindi questo è il compito delle commissioni. Nell'ambito della sua autonomia, il Consiglio la volta scorsa stabilì di dotarsi di due commissioni, sembra di ricordare. Una che abbracciava, poi nella pratica così hanno funzionato, una che abbracciava tutte le tematiche riguardanti, diciamo, gli affari generali che abbiamo definito, ma che riguarda in particolare gli statuti, eventuali modifiche allo statuto, i regolamenti e delibere di carattere generale che possono tenere a questo aspetto, nonché gli atti di programmazione finanziaria. L'altra invece riguarda gli atti di programmazione tecnica e approfondimenti per delibere che avranno avranno competenza o avranno specificità di carattere tecnico, e per tecnico intendo le competenze proprio dell'ufficio tecnico e quant'altro, insomma. Queste erano le due divisioni che furono fatte all'epoca, e al contempo furono anche disciplinate nel senso di prevedere 5 membri all'interno di ognuno, proprio per garantire un'adeguata rappresentanza, tenendo conto anche della composizione numerica del Consiglio. Questo era il senso, e quindi questo è il lavoro che le commissioni saranno chiamate a svolgere. Io ho fatto questa recitazione scusandomi con il Presidente e con i signori consiglieri se mi sono intromesso, solo perché ieri questa osservazione mi era stata posta e oggi stesso abbiamo visto che ci sono ancora delle cose da precisare in merito, perché il Presidente, recependolo subito, ha detto che sul regolamento, anche per la sua sensibilità, per la sua cultura giuridica, il suo modo di accorgersi, ci sono degli aggiustamenti da fare, e anche così probabilmente anche il nostro, che sarà il lavoro delle prossime settimane. Grazie, segretario. Passo la parola al consigliere Rosario Gallo, prego. Allora, segretario, posso l'accento su ciò che ieri mi è balzato dagli occhi, recando me a visionare gli atti del Consiglio Comunale. È vero che la consuetudine l'aveva mantenuta, cioè lei ha parlato di commissioni della passata consuetudine, ma si era aspettato la proposta dell'attuale maggioranza per la commissione a venire, non per quello del passato. Per cui veramente, non essendoci nessun argomento, mi sono preoccupato io di chiederti quale commissione vorrei fare, perché ognuno di noi ha in mente degli argomenti particolare su cui praticamente merita un approfondimento prima di andare in Consiglio Comunale. Io mi sono fatto degli appunti per mia scienza e coscienza, abbiamo fatto una mozione di 2 righe, perché se noi avessimo trovato una proposta della maggioranza, su quella proposta noi avremmo articolato le nostre, quindi per cui stamattina mi sembra di brancolare nel buio, cioè viene in mente la commissione, la propongo, passa, per cui adesso o recepite le nostre istanze per l'istituzione della commissione, o altrimenti riempiamo l'argomento, lo approfondiamo con il Presidente del Consiglio nominato e faremo un altro oggetto di un altro argomento di Consiglio Comunale, il prossimo Consiglio Comunale, l'approfondimento sulle commissioni, perché mi viene in mente la commissione pari opportunità, che sia una cosa importantissima, visto che ci sono le commissioni politica e sociale,
non per sminuire, per carità di Dio, di assessorato, per carità, ma è per un ulteriore approfondimento a cui noi possiamo partecipare, è l'unico modo di gestione della minoranza, se vuole essere una gestione condivisa, sono le commissioni, la commissione di lavoro da poter supportare l'azione della maggioranza. Per cui la mia proposta è questa, o accettate, diciamo, le proposte che noi facciamo in merito all'istituzione della commissione mettendola ai voti, liberamente di rinviarla, bocciarla o approvarla, o altrimenti rinviamo questo argomento a un futuro consiglio comunale. Da tenersi a breve, dopo la conferenza di capigruppo con il Presidente del Consiglio. Grazie consigliere Gallo. Grazie Presidente. Caro consigliere Gallo, le faccio presente che le due commissioni, una è tecnica e l'altra è affari generali, la pari opportunità innanzitutto è già in essere al Comune, poi non partecipano i componenti del Consiglio Comunale ma è esterno al Consiglio Comunale, la commissione pari opportunità. Queste due commissioni, noi abbiamo pensato di rappresentare tutti i gruppi consigliari nella commissione e quindi non vedevo l'opportunità di approfondire o di fare quant'altro, perché quando c'è la presenza di un gruppo consigliare in una commissione penso che sia rappresentato. Dove non c'è la presenza è in quella elettorale, però buona regola che il rappresentante della minoranza, quando si fanno le nomine o si fa un sorteggio poi per gli scrutatori, chi è il rappresentante di minoranza allarga pure all'altra minoranza le presenze, le nominativi da indicare come scrutatori. E se non si fa il sorteggio, si decide poi nella prima seduta, la prima occasione che si va a fare un'elezione, una tornata elettorale, quindi si decide al momento. Questo è quello che abbiamo fatto nella passata consigliatura. Nel futuro della nuova consigliatura proponevamo queste due commissioni, una affari generale e l'altra tecnica o tecnico-urbanistica per quanto riguarda. Non capisco cosa dobbiamo rinviare per approfondire cose, se mi può spiegare meglio, forse io non sono stato molto attento quando lei ha esposto la problematica, quindi se non la riespone è cosa gradita. Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Cembalo. Grazie Presidente. Prima volevo fare solo un'osservazione al dottor Gallo. Con l'istituzione di queste due commissioni noi non escludiamo, non intendiamo escludere nessun argomento. È ovvio che quando un argomento da qualsiasi consigliere verrà portato un'attenzione andrà inserito se di natura tecnica in una commissione, se di natura amministrativo riguardante gli affari generali andrà inserita nell'altra commissione. Poi per quanto riguarda i componenti, se all'interno dei vari gruppi consigliari dovesse esserci un consigliere che più è addentrato alla materia o che più vuole interessarsi di quella materia, ovviamente potrà prendere materia accordi all'interno del gruppo consigliare il posto di chi è stato eletto, diciamo, nella commissione e quindi verrà discussa. Non istituendo una commissione assolutamente non vanno tagliati fuori dalle discussioni in commissione nessun argomento, quindi penso che non sia necessario, io credo che le due commissioni siano sufficienti e garantiste. Grazie consigliere Cemba. Prego consigliere Gallo, le do la parola. Io per rispondere al signor Sindaco e anche al consigliere dell'amministrazione Cemba, io mi trovo qua davanti al regolamento del Consiglio Comunale, dove al capo 4, commissione consigliare, l'articolo 6, istituzione delle commissioni, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, il Consiglio Comunale si avvale per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo della commissione consigliare. A tal fine il Consiglio provvede alla costituzione delle seguenti commissioni, ovvero commissione consultiva permanente competente ad esprimere pareri sugli affari concernenti diversi settori dell'attività dell'ente, ciascuno per la materia ad essere mandato, ed è quella di cui si è parlato prima. Commissione speciale di studi competente all'interno di un esame specifico che contiene su argomenti che comunque interessano in comune. Commissione speciale di indagine dell'attività dell'amministrazione comunale. Il
consiglio di Giuseppe dice, vabbè, questo qua, all'ultimo capo resta morto, dice, nell'ambito della commissione permanente il consiglio assicura altresì l'istituzione della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, cioè io ho utilizzato perché mi è stata fatta la domanda e io rispondo con il mio quale no, cioè praticamente è vero quello che dice l'assessore Cecoli, c'erano gli assessorati che erano nell'ambito delle altre commissioni, come dice il sì. Ma il consiglio si può avvalere per aumentare la trasparenza e la condivisione del consiglio comunale di queste commissioni in base all'articolo 16 del comune, supportato anche dall'articolo 18. Ho fatto una semplice considerazione in merito all'istituzione della comunità. Se noi diciamo che la gestione deve essere condivisa e trasparente, assicurata l'imparzialità della qualità, e quando dico la commissione che vede maggioranza, non è che vede a noi maggioranza, non posso esercitare il diritto alla minoranza di essere presente su affari che riguardano comunque tutti gli indirizzi che il Consiglio Comunale deve dare in merito a determinati argomenti, volta per volta. E visto che ci siamo, ci siamo proposti e modifico al signor Sindaco e al Presidente del Consiglio una mozione per l'istituzione della Commissione Consigliare permanente di controllo e garanzia in base agli articoli 38, 43 e 44 della legge del 18 agosto 2000 numero 263 testo unico legge 18 agosto 2000 del Consiglio Comunale ci sono scritti consiglieri di minoranza dottor Rosario Paolo Snape Cenco Rivato D'Angelo Lato. Allora, al fine di garantire in modo pieno e compiuto la loro partecipazione all'attività amministrativa attraverso la piena e concreta attuazione del potere di accesso agli atti e alle informazioni utili per la sfera del proprio mandato, nonché mediante la piena ed effettiva realizzazione del diritto di iniziativa di controllo, per contribuire in primis ad indicare e realizzare gli obiettivi dell'attività amministrativa secondo i principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, buonsenso e semplicità delle procedure previste dall'articolo 57 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 42 del 17 ottobre 2004, nonché a conformare, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Comunale, l'azione complessiva e lenta ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa, con la presente mozione, ex articolo 43 del legge 12 18 agosto 2000, numero 267, testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, articolo 19 del Statuto Comunale e articolo 34 del regolamento per l'attuazione del Consiglio Comunale della Commissione, chiedo la signora vostra l'istituzione della Commissione consigliare permanente di controllo e garanzia di cui agli articoli 38 e 44 del decreto legge 267 del 2000, testo unico. L'articolo 18 del Consiglio Comunale e l'articolo 20 del registro Consiglio Comunale. Tanto non mi effetti di legge, non si è fatto, non si è arrivato. C'è un po' di parte. Grazie consigliere Gallo, prendo atto della mozione da lei presentata e la metteremo ai voti. Ora passiamo alla nomina della seconda commissione consiliare, la commissione tecnico urbanistica. Chiedo scusa, lo diciamo dopo. Allora, la maggioranza propone come membri di questa commissione tecnica urbanistica il signor Rizzo Carmine, Katia Tauone e Marrenzo. Il gruppo consigliare Altavilla Leopoli che è propone. Allora proponiamo come componente Cembo Vivano, consigliere Cembo. È chiaramente il gruppo Altavilla Aperta e il consigliere Michele Gallo. Se siamo tutti d'accordo votiamo per alzata di mano. Sì, grazie Presidente.
riguardo alla mozione presentata dal dottore Gallo, quindi all'istituzione delle due commissioni, per quanto riguarda le varie opportunità, la maggioranza si riserva di approfondirle e quindi di riportarla in un prossimo consiglio, mentre invece per quanto riguarda la commissione controllo e garanzia era già nostra intenzione istituirla, quindi per quella commissione procederemo ovviamente all'istituzione e alla votazione. Ah, grazie assessore Cimbaro. Presidente, un'ultima precisazione in merito alla mia proposta di richiesta. La mia proposta perteneva sì sulla commissione pari opportunità, ma ha fatto un esempio, non essendoci agli atti delle proposte, mi era venuto in mente la pari opportunità come appoggio velocemente a fare generale aree tecniche, no? Però mi viene in mente anche la comunicazione per la politica sociale, per cui politica sociale, oppure lavori pubblici, va bene, noi chiediamo un'area tecnica che ci rientra, oppure altri argomenti che in questo momento non vengono in mente né a me né a voi, e avevo chiesto di rinviarla a una seduta di conferenza dei capigruppi con il Presidente, a modo di approfondire sui vari argomenti che possono, mi viene in mente anche la commissione ambiente, visto i recenti fatti. Già delle due commissioni. Benissimo, però voglio dire, delle commissioni di studio particolari sono sempre previste in merito ad alcuni argomenti particolari, ma sempre l'articolo 16. Poi veramente mi va bene che voi rinviate la pari opportunità e anche l'approfondimento sugli altri argomenti, che sarà tema di un'altra riunione di ordine del giorno, un altro argomento da iscrivere nel prossimo consiglio. Va bene questo. E se voi, almeno va detto così, l'assessore Cento, Davide, votiamo sulla commissione di controllo che sì, sì, no, quella no, io ho preso atto di questo, è condividuto, quindi siamo qua. Ah, grazie consigliere Gallo. Con lo stesso sistema la votiamo, la designiamo quella di garanzia e controllo. O la votiamo. E i membri del segretario se li può aspettano quanti membri. Lo stesso sistema l'unica cosa che la presidenza va alla minoranza. E scritto nel regolamento. Grazie Presidente, la mia proposta del sindaco per quanto riguarda la presidenza a Michele Gallo, rappresentante della minoranza, più i rappresentanti della maggioranza, Taurone, Mario Enzo e Rizzo Carmine, e un altro componente al gruppo Altavilla del Cuore. Chi vuole partecipare in questa commissione? Io credo che dobbiamo votare. Va bene, passiamo alla votazione. Perché praticamente non credete che il sindaco possa scegliere nella minoranza chi viene ad essere rappresentato. Chiedo scusa però. Il segretario, se da lei, diciamo, luce in merito, no? Allora, la designazione è una proposta del sindaco. Ma non credo che il sindaco possa interferire nei lavori della minoranza e scegliere nella minoranza chi debba come partecipare in una commissione. Allora, chiedo scusa un attimo. Prima. Ormai solo di appannaggio del Presidente del Consiglio. Solo di ordine tecnico. Allora, se non ricordo male, perché l'ho riletto, il consigliere Gallo Rosario l'ha letto attentamente prima, visto che era studiato con grande attenzione. L'articolo del regolamento prevede che vada istituita questa commissione di garanzia e controllo. Dice pure che le commissioni sono individuate all'interno del Consiglio Comunale. Questo dà disponibilità al Consiglio di scegliere il numero dei componenti. Stiamo seguendo, e questo mi sembra prassi oramai consolidato, perché lo abbiamo attuato anche prima, il fatto che ci siano i due gruppi consigliari rappresentati, proprio per venire incontro a quell'eccezione che mi sembra molto fondata, perché trova supporto anche nel testo degli enti locali. Il punto
è che il Consiglio Comunale designa i componenti della Commissione. Poi saranno i componenti della Commissione al loro interno a scegliersi il Presidente, così come avviene per le altre commissioni. Mi sembra che stia scritto nel regolamento. Quindi voglio dire, il Consiglio in questa fase non fa altro che designare in maniera proporzionale alla composizione dello stesso i componenti, perché credo che sia anche un esercizio di democrazia, proprio in maniera proporzionale, i componenti della Commissione, o a votare, se ritenete poi di scegliere come strumento la votazione. Dopodiché la Commissione si riunisce e nel suo seno sceglie il Presidente, facendolo votare ai componenti della Commissione. Grazie, segretario. Prego, consigliere. Essendo la Commissione di controllo e garanzie sugli atti amministrativi, è inopportuno che il sindaco faccia anche il nome della minoranza, visto che il legislatore già ha dato alla minoranza la presidenza. Quindi è il sindaco che vada a individuare nella minoranza, cioè non ho niente in contrario a Michele Campo, capita di dire, vedo, va bene, benissimo, anzi, alla luce della sua competenza è meglio lui che qualsiasi altro di noi. Ma voglio dire, è inopportuno che il sindaco voglia diventare a controllo e controllare, cioè così, individuando nella nomina della minoranza. Questo è quello che mi pare di dire, di essere di vedere di poi. No. Il sindaco però non perché voglia adesso. Ha fatto una proposta, sostanzialmente. Cioè non ha detto. C'era il contro proposta. Cioè, benissimo, si usa. Mi sembra molto arrivare alla domanda. Quindi vogliamo solo i componenti? Io sì, componenti. Vogliamo fare il scrutinio segreto? No. Chiedo scusa, faccio solo una precisazione che valga per le prossime volte. Gentilmente, qualsiasi consigliere o assessore intende venire, prego che debba chiedere la parola al Presidente. Va bene? Grazie. Chiedo scusa, Presidente. Allora, prendiamo atto della mozione presentata dal consigliere Carlo Rosario e visto abbiamo approfondito con il segretario comunale che c'è netto contrasto da ciò che dice il regolamento e lo statuto, provvediamo, prendiamo atto della mozione e rinviamo appunto la nomina dei componenti di questa commissione in un prossimo consiglio. Sì, procediamo a chi è d'accordo a rinviarlo a mettere alla votazione. Prego, facciamo per alzata di mano chiaramente. Ok, l'invio è approvato all'unanimità. Quindi allora questo le due commissioni. Allora. La mozione è approvata. Allora, dichiariamo nominati i membri della commissione elettorale. No. Chiedo scusa. Membri della commissione affari generali. Taurone Katia, Marra Enzo, Savonara Franca, Gallo Rosario e Gallo Michele. Componenti della Commissione Consiliare Tecnica, Rizzo Carmine, Taurone Katia, Marra Enzo, Gallo Michele, Cembalo Ivano. Della mozione presentata dal gruppo di minoranza Altavilla Rincuore, vi diamo
l'argomento a un prossimo consiglio dopo aver provveduto alla modifica del regolamento, che è in netto contrasto con lo statuto. Sì, la commissione chiaramente è la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. Chiede la parola il consigliere Gallo Rosario. Io intendo fare due o tre precisazioni della mia proposta. Prima, l'acquisizione agli atti di nomina di altre commissioni consigliari che si occupano di altri argomenti, perché da parte della maggioranza è stato detto solamente quelle due commissioni e non le altre che noi abbiamo posto, insomma, commissione pari opportunità, commissione politiche sociali, commissione ambiente. Per cui veramente se rinviamo alla conferenza dei capigruppo le eventuali individuazioni di altre commissioni consigliari, quindi dobbiamo votare questa proposta, la mia prima proposta. Per quanto riguarda la mozione, e qui voglio dare un ulteriore contributo al chiarimento, io sono d'accordo, all'invio, ma la mia posizione non cambierà in questo Consiglio, in quanto se l'italiano mi sovviene, l'articolo 23 recita, la presidenza, qua parla di presidenza, non dei componenti, della commissione consigliere permanente di controllo e garanzia, è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine, cioè che i consiglieri di opposizione a tal fine comunicano al Consiglio nella seduta in cui essa procede alla nomina della commissione, il nominativo del consigliere prende gli stessi precedenti. Quindi praticamente noi possiamo votare la commissione, però il problema della presidenza è a vantaggio dei gruppi di opposizione, non c'è della maggioranza. Cioè tra noi e Michele Gallo dobbiamo comunicare chi è il presidente e eventualmente chi è il vicepresidente. Questo è scritto nell'articolo 23 al comma 1. Questo è italiano, non c'è il diritto qua o l'interpretazione della norma, è italiano, cioè la presidenza, il legislatore l'ha dato alla minoranza e la minoranza non può essere eliminata dalla volontà o dalla proposta della maggioranza. È ben inteso, mi stai mettendo agli atti, se il segretario, se si fanno cose diverse, vuol dire che noi faremo valere i nostri diritti in altre sedi, voglio dire amministrativo, carità. Già non per fare che io faccio un ricorso più con dei book, ma per carità, non voglio pensare ad altro. Se ci sono delle situazioni di altre, spetta non a me, ma io vivo in campo amministrativo. Questa è la mia lettura. Poi vogliamo rinviarla, rinviarla pure, però il contenuto dell'articolo 23 comune non cambia. Cioè è a vantaggio la presidenza, la designiamo noi tutti i beni di ignoranza, nella stessa seduta, eventualmente anche dopo, ma nella stessa seduta, legge l'articolo. Poi a voi le decisioni, noi abbiamo, è chiaro che da un'eventuale decisione vostra, noi per una dichiarazione di voto, vediamo altro. Grazie consigliere Gallo. Passo la parola all'assessore Morrone Chiaro, prego. Grazie. Il mio ovviamente è soltanto un saluto e in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo consiglio comunale. Mi associo a quanto è stato detto dai consiglieri di minoranza, quindi non posso che augurare buon lavoro, soprattutto alle donne, e volevo ringraziare personalmente il sindaco per la fiducia che mi è stata data. Grazie. Grazie Chiara. Ora passo la parola al signor sindaco, prego. Prima di chiudere i lavori del Consiglio Comunale volevo ricordare un nostro dipendente comunale, Andrea Motta, che è scomparso pochi mesi fa e che lui per 5 anni, forse poco meno perché non stava bene, ha svolto il lavoro. Stamattina stanno svolgendo il maresciallo di Venuta e il maresciallo Lausa qui alle mie spalle. Quindi porgo un saluto ad Andrea per tutto quello che ha fatto nell'ambito dell'amministrazione comunale e del suo ruolo di vigile urbano. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Ora passiamo alla votazione per rendere immediatamente esecutive le due commissioni consiliari. Ok, prego, passiamo alla votazione della data di mano. Chi è favorevole? Vi è l'unanimità, grazie. Poi ripeto ulteriormente, per quanto riguarda la nomina dei componenti della commissione permanente di garanzia e controllo, ne affronteremo l'argomento in un prossimo consiglio comunale. Ora volevo passare un ringraziamento per quanto riguarda tutte le forze dell'ordine presenti, la protezione civile, carabinieri, i vigili che ogni giorno si spendono per rendere ogni la Croce Rossa, chiedo scusa che ci ospita anche, che ogni giorno è con il proprio impegno è vicino a noi cittadini facendoci sentire protetti. Grazie. Prego, ne ha facoltà consigliere Gallo. Volevo dire questo, è passata una piccola discussione su un argomento che tra l'altro è utilizzato dal regolamento, quindi è stabilificato dalla legge, su una nomina delle commissioni che venuto meno, diciamo, con lo spirito di corpo di voi e di collaborazione che voi chiedete nella maggioranza, e anche in questo si evidenzia la prova muscolare dei nomi. Ma voglio dire, rispetto a questo non c'è nessun problema se diciamo vado io o a Michele, però voglio dire, è una questione di etica. Etico, perché se il legislatore ha individuato nella minoranza l'autonomia a nominare certi soggetti i vertici di una commissione, vuol dire che c'è un motivo. Per cui praticamente, eticamente il signor Sindaco non poteva essere scelto nella minoranza, perché voglio dire i consiglieri, a parte che lui è proprio il suo intervento in quanto il presidente del consiglio tiene il responsabile delle tenute dei lavori e discussioni, diciamo, sugli affari che si discute in consiglio comunale, la sua può essere una proposta di maggioranza o di minoranza riferito al suo ruolo di sindaco, ma voglio dire, non entro in questo merito, per cui veramente io mi do atto del rinvio da lei proposto, e naturalmente non ha risposto al quesito che io avevo inizialmente posto, cioè quello che noi ci aggiorneremo in una commissione di conferenza di capitolo sotto la sua presidenza del sindaco in questo caso, per decidere quali commissioni porteremo alla prossima discussione del Consiglio Comunale sui vari affari di cui noi facciamo proposta, sono venuto fuori delle proposte pari opportunità e ben tagliate dalla società come gruppo di altri direttori, facciamo proposte di istituzioni pari opportunità, politica sociale, commissione ambiente. In questo momento questo è venuto, diciamo, in mente, dopodiché praticamente per la commissione di cui è l'articolo 23 si potrebbe benissimo votare qua, tanto un articolo recita gli altri, è una lettura italiana, si potrà per dimostrare la tenuta del diritto in questo consesso, no? Si deve esprimere su questo. Se io dico Fantoglie, in mezzo alla interpretazione del combo 1 articolo 23 o no, è T, quindi possiamo anche rinviarlo, però il discorso non cambia. Cioè non cambia l'articolo 23, cioè la Presidenza è a vantaggio dei gruppi di minoranza che la devono indicare al Consiglio dopo l'elezione della Commissione. No, io consigliere, non mi sono mai permesso di dire... No, prego, segretario. No, io non mi sono mai permesso di dire che lei dice Fantoni. No, assolutamente. Né che è stato in proprio il mio... Chiedo scusa. Allora, questo non rientra proprio nel mio habitus, né tantomeno la roba. Voglio dire, ho fatto notare, che ne avevamo discusso, che nell'articolo ci sono delle incongruenze. Io stesso ho detto in apertura e assistendo il Presidente in quest'opera che la Presidenza andava ai gruppi di minoranza. E su questo voglio dire, credo che me ne può dare atto, ho detto in apertura che la Presidenza è a vantaggio dei gruppi di minoranza. La discussione non sta venendo sul fatto che la Presidenza compete al gruppo di minoranza, ma non essendo normata la composizione della Commissione, la discussione sta avvenendo sulle modalità di composizione della Commissione e sulle modalità di funzionamento della Commissione stessa.
quello che lei sta dicendo rispetto al primo comma io non lo metto in discussione, è italiano e va benissimo, non so contraddire la sua interpretazione perché legge letteralmente l'italiano. Però se lo leggiamo, come usano dire i giuristi, in combinato disposto con altri commi dello stesso articolo, sovviene qualche dubbio. Ma non sul fatto che la compresenza della Commissione è appannaggio delle minoranze, perché questo non lo mettiamo più in discussione, non è stato mai messo in discussione. Anzi, il problema è sul fatto di come avviene la nomina della Commissione e la sua composizione e come avviene la nomina del Presidente. È vero quello che lei ha detto che il primo comma dice in quel modo, ma è anche vero che l'ultimo comma dello stesso articolo dice che per il funzionamento delle commissioni si osservano le disposizioni previste dalle restanti, per le restanti commissioni consigliari permanenti. Essendo questa assegnata alla commissione consigliari permanente, l'articolo sulle commissioni consigliari permanenti dello stesso regolamento, non voglio manco rifinire allo statuto, dice che in occasione della prima seduta ogni commissione elegge al proprio interno, quindi tra i componenti della commissione stessa, un presidente ed un vicepresidente. In questo caso di specie io ho sommessamente detto che la commissione al proprio interno eleggeva il presidente, sempre tra i consiglieri del gruppo di minoranza, e poi le dava comunicazione al consiglio. Questa era l'interpretazione che facevo per un combinato esposto, non per qualche artificio che mi è venuto in mente, ma leggendo la cosa. Voglio convenire sul fatto che la norma si presta ad un'incertezza interpretativa proprio perché c'è questo disvalore con rispetto al primo comma che lei stesso recitava, che diceva che nella seduta stessa fa comunicazione. Allora nella seduta stessa si dovrebbero interrompere il lavoro, la commissione si riunisce, dà il nome del Presidente e lo comunica al Consiglio. Questa era l'unica cosa, voglio dire, che possiamo fare, perché altrimenti la designazione della media non credo che stiamo dicendo. Per chiarire questo, io proponevo, e torno all'argomento generale perché è solo di ordine tecnico e non è di ordine politico e perciò mi permetto di intervenire, ma è per garanzia del buon funzionamento del Consiglio, per la trasparenza dell'amministrazione. Ho detto, quando abbiamo mutuato quello che l'altra volta fu rappresentato e condiviso dai gruppi di minoranza presenti in Consiglio, è che il regolamento del Consiglio non prevede una divisione delle commissioni che devono nascere al proprio interno, prevede che siano costituite delle commissioni permanenti, o delle commissioni di studio, o delle commissioni di indagine e rispettivo, sono cose diverse. Le commissioni permanenti servono per meglio far funzionare il Consiglio. Allora, considerata anche la consistenza numerica, perché poi si confronta con la pratica e con l'opportunità, considerata la consistenza numerica del Consiglio stesso, che è fatto di 12 componenti, di cui 4 dei gruppi di minoranza, di cui una minoranza è un solo componente, è inutile nominalisticamente, a parere mio, poi può darsi a parere del consiglio precedente, poi può darsi che i consiglieri la pensano diversamente e sono accette e ben viste tutte le altre opinioni. Fare una elencazione di titoli di commissione, quando il tutto, perché se noi parliamo di politiche sociali, la commissione affari generali di cui sono, se c'è un problema che interviene il regolamento, che interviene un disciplinare, che riguarda le politiche sociali, se ne occuperà come se ne è occupato in precedenza, i consiglieri che erano presenti nella precedente legislatura me ne possono dare atto. Allora dico, era un sistema di economia amministrativa e procedurale formare solo due commissioni, al quale il sindaco ha fatto precedenza, di economia amministrativa, non un sistema, la pletora di commissioni porta alla paralisi, perché tante commissioni, uno spezzettamento va a finire che nello stesso giorno sono convocate due commissioni, o devono essere convocate un giorno prima, un giorno dopo, e i componenti sono gli stessi, e alla fine c'è una difficoltà a poter partecipare. Era proprio un modo per favorire la partecipazione, per favorire la democrazia, che era stato fatto in questo modo. Poi, questa è la spiegazione tecnica, io mi ero astratto prima, astenuto prima dal dare questa spiegazione che poteva sembrare
più ed è sicuramente più ampia e pertinente, ma che poteva sembrare quasi una Cicero pro domo suo, solo perché non ti piace essere in consiglio partecipe dei lavori che vedono il consesso in una dimensione diversa rispetto ad altri. Però visto che tecnicamente è stato fatto questo appunto, mi sembra che è stato chiamato il fatto democrazia, trasparenza e partecipazione, che sono i motivi del mio essere e della mia presenza, mi sono sentito in dovere di specificarlo, perché sono io il primo che tiene a queste cose. Ma la commissione di controllo e garanzia, con la quale noi stessi ieri, il gruppo di maggioranza mi ha interpretato, ha detto no, deve essere fatta, è bene che venga fatta, Davide Cembalo prima lo diceva, è secondo me uno strumento utile che coagula tutti e che è giusto che la Presidenza vada alla mia casa. Poi se voi indicate nella prossima seduta, pure prima di venire qui come commissione, troviamo un sistema per indicare lo stesso in consiglio, interrompiamo i lavori e magari ci ragioniamo insieme sulle modalità di arrivare, visto che il regolamento sembra avere due momenti diversi nello stesso articolo, ben bene, era solo questo il motivo, non che il Presidente però, non voler buttare le cose che prima pure gli occhi eloquenti di Ivano sembravano scimmettasse il camberlare, ma soltanto farlo nel miglior modo possibile, visto che è un organo che deve funzionare bene. Chiedo scusa se mi sono... Grazie segretario, chiaramente io in qualità di Presidente e quindi di garante del corretto funzionamento del Consiglio Comunale non posso che condividere in pieno quella una spiegazione tecnica che ci ha fornito il segretario comunale. Prego consigliere Gallo. Concludo su questo argomento che abbiamo già fatto una discussione. Confermare che il mio sentimento alle volte, chiedo scusa per prima, se uscite così, una parola che non sto piace per quanto riguarda la questione. La presenza, come deve essere anche molto meno, la presenza del Consiglio della Commissione permanente del Consiglio non può essere oggetto di condivisione o di componente della Commissione, cioè questo è un affare che riguarda i consiglieri, la nomina, quindi può essere oggetto di una votazione in Consiglio Comunale, a cui partecipano anche i consiglieri di maggioranza, ed è una condivisione di tutto la commissione dopo, questa è la grande differenza rispetto alle altre commissioni, su questo penso che ci siamo intesi, no? Riguardo all'ultimo comma dell'articolo 23, riguarda il funzionamento, vedi il funzionamento, ma il funzionamento avviene dopo la nomina, quindi non abbiamo nominato ancora, ecco che si riguarda, si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consigliari, per il funzionamento qua siamo d'accordo, ma qua dobbiamo ancora nominare, e per nominare il legislatore deve. La Presidenza è a vantaggio dei consiglieri di opposizione, non detto che votiamo nel Consiglio Comunale a scrutinio palese o segreto. Questo è quello che mi consigliere Gallo, grazie, è stato proprio eloquente, l'abbiamo la ringrazio. Io ringrazio per essere stato ascoltato, ma era solo per una precisione. No, 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 prego, è il suo esempio. Passo la parola al consigliere Michele Gallo. No, non voglio aggiungere altro meglio alla discussione, io credo che si sente, sì, il rinvio sia una cosa opportuna, è stato chiarito che ovviamente la Presidenza spetta alla minoranza, adesso si tratta solo di stabilire le modalità con cui lo dobbiamo eleggere. C'è un problema che ti segnalo, che è questo, cioè come ovviamente posso che i membri sono uno del tuo gruppo e uno chi parla, si sorgerà un problema comunque di stabilire al nostro interno come scegliere la Presidenza. Saremo solo in una situazione di parità sostanzialmente. Ma approfondite, questa questione la risolveremo naturalmente senza grossi problemi, perché come dire, non c'è nulla da contendersi per quanto mi riguarda. Resta solo da capire però una cosa, se cioè è la commissione che deve votare oppure sono solo all'interno della commissione i consiglieri di minoranza. Credo che però questa è una cosa da chiarire, perché normalmente l'organo, una volta, cioè l'organo collegiato, una volta formato in serie A, deve normalmente nominare il suo rappresentante. Non si tratta di capire solo se all'interno di questa commissione i consiglieri che rappresentano la maggioranza hanno diritto di voto o no. Se non ce l'ha, la risolveremo, come dire, amichevolmente, nell'interesse comunque sempre della comunità, senza fare storie per quanto mi riguarda.
Grazie, consigliere Gallo. No, ma guarda che io faccio di peggio, voglio dire, non è in questo caso. Chiedo scusa, ripeto. Si deve chiedere la parola al Presidente del Consiglio quando si deve intervenire, grazie. Passo la parola ora all'assessore Cembalo Daide. Grazie Presidente. Allora, il segretario è stato chiarissimo, credo, nell'esporre la questione. Il mio era un invito politico più che altro. Una commissione che abbiamo istituito è quella a fare generali, quindi io propongo i componenti, il sindaco di questa commissione, di riunirla quanto prima in maniera tale da chiarire i punti su cui c'è il dubbio, quindi in maniera tale che poi al prossimo consiglio la portiamo e andremo soltanto a ratificare ciò che è stato deciso in commissione, anche per quanto riguarda l'eventuale istituzione o meno di ciò che proponeva il dottor Gallo. Grazie. Grazie assessore Cembalo. Passo la parola al signor sindaco. Grazie Presidente, io ho fatto solo una proposta prima, non ho detto che Michele Gallo doveva essere il Presidente, l'ho fatto in buona fede, naturalmente sapevo già che la Presidenza andava alle minoranze, però mi è stata solo una proposta, poi la voto al Consiglio. Mi sembra che il consigliere Gallo Rosario sta piangendo troppo su questo argomento. Dall'inizio ha ripetuto tre volte sempre le stesse cose, che l'articolo recita ed è italiano e che il segretario l'abbia capito, l'ho capito anch'io, è così. Abbiamo chiesto per approfondimento dell'argomento se è nelle competenze della commissione, la presidenza devono votare anche i componenti della maggioranza o della minoranza. Solo questo c'è da chiarire. Se lo devo fare solo quello della minoranza, per noi non ci sono problemi. Perché che sia Rosario Gallo, che sia Ivano Cerno, che sia Laura Tanci, che sia Michele Gallo, per me è la stessa cosa, sia ben chiaro. Io non è che volevo favorire uno sopra l'altro. Mi è parso opportuno, visto che in alcune commissioni c'era già la presidenza dall'altra parte, ed essendo avvocato, ed essendo Michele Gallo, non mio amico dal punto di vista politico, perché nel passato di 5 anni è stato sempre fatto sempre solo di opposizione in Consiglio Comunale. Quindi se è ben chiaro che non ci sono accordi del giudice con Michele Gallo, questo ci tengo a precisare. Ho sbagliato a fare questa. Io confermo, non sei giusto. Ho sbagliato a fare questa proposta dal punto di vista di opportunità. Comunque, questo è tutto. La prossima volta si farà questa commissione. Per quanto riguarda le altre commissioni, io sono stato molto chiaro. Le due commissioni tratteranno tutti gli argomenti, anche se la Croce Rossa si deve trasferire da questa sede in un'altra sede o la protezione civile. Le due commissioni trattano tutti gli argomenti, ad eccezione le pari opportunità e quelle elettorali, che sono due commissioni che camminano per i fatti su. Tutto il resto non c'è bisogno delle politiche sociali, perché in quella tecnica affari generali già c'è la politica sociale e i componenti saranno più o meno sempre gli stessi, perché noi abbiamo quattro componenti che non sono in giunte e nelle commissioni non ci vanno gli assessori perché possono andarci come presidenza e quindi metteremo sempre gli stessi nomi. Noi avevamo 5-6 commissioni quando ci siamo insediati, se non sbaglio già con l'amministrazione di Pepe. Abbiamo stendito perché gli uffici potevano convocare commissioni congiuntamente con gli stessi componenti presenti in una e nell'altra. Quindi per questo è stato fatto due commissioni dove tratteranno tutti gli argomenti totali, anche dell'ambiente, anche della salute, politica sociale, urbanistica, valori pubblici, tutto, che sia ben chiaro. Grazie Presidente e spero che sia stato chiaro in questo momento. Grazie signor sindaco. La parola all'assessore Di Matteo Giovanni. Seduta è tolta.